Ragnetto! Mi si è infacciato! Ecco, l'ho tolto, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Allora, venite qua giù, dov'è Giorgio? Giorgio, non mi hai salvato, dove sei? Sto nell'altra direzione. Giorgio, adesso mi spieghi perché non sei venuto subito a salvarmi quando io ti ho chiamato. Perché non si fa così. Forza. Perché non posso? Sono la dimensione. Giorgio, allora, questa non è una giustificazione valida. Perché non sei venuto subito a salvarmi quando io ti ho chiamato? Perché avevo bisogno del tuo aiuto. Perché non posso uscire. Questa, Cicco, digli qualcosa perché non è possibile. Cioè, è un caffone, un caffone. Ma Cicco è mutato. Scusami, ma allora il portale no, ci sono, il permesso non me l'hai dato. No, allora Giorgio, queste giustificazioni non me le devi neanche proporre perché sono no, molto arrabbiato. No, è giusto, perché se allora, poi riesco tu fai ogni minuto. Sei fuori dall'avventura. Fuori dal fuori. Fuori. Va bene, ciao. Escluso addio. Dall'avventura. Oh, in quale dimensione sei che ti tiriamo fuori? Deeplands. Anna, hai la chiave di Deeplands? Ma l'ho già aperto. Come ti sei permessa di contravvenire alla mia regola di... Anche dove? Questo qua, Deeplands. Ma non dovevi farlo, scusa. Devo essere io a tirare fuori Giorgio. Altrimenti, scusa, non va bene questa cosa. Beh, adesso ancora. Ma il problema non è quello. È che io l'ho aperto. Ma Giorgio non se ne è accorto e continua a stare là. Giorgio, ma puoi uscire. Ma ok, esco. Beh, che brava persona però, Ma poi non ti arrabbi? No, sei una brava persona. Tutto nudo. Senza armatura. Ma perché è nudo? Perché è nudo? Perché ha rotto anche l'armatura di fango. Pensa a te, no. Che disastro, lo so. Allora, ovviamente non l'ho fatto apposta. Però non si arrabbia lo stesso. Ci mancherebbe. C'ho anche le mie ragioni. Mi sembrerebbe di. Mi sembra ovvio. Andiamo, venite con me. Siete un po' dormiti oggi. Qual è il prossimo passo? Sveglia, che succede? No, che io ero un po' rotto. Ma adesso mi sono aggiustato. Sono fortissimo. Il caldo estivo deve essere quello là. Quindi adesso ci aggiustiamo tutti quanti. Così siamo energici. Strecchino. Allora, Dimmi. Allora, nell'ultimo episodio tu hai lanciato un hashtag per ricevere un'arma. Mi ricordo sì, bene. Sì. Ok. La risposta nei commenti è stata per te veramente positiva. Cioè, molte persone vogliono che tu abbia un'arma, ok? Però. Ci sono perché anche... ci deve essere sempre un però? Perché c'è sempre un però. Però ci sono anche altre persone che non vogliono. Quindi allora io cosa faccio? Tu? Ma che... No, loro sono cattivi. No, hanno anche il loro diritto alla loro opinione. Però vedi, questa qua a te ti piace 10, giusto? Ti piace tantissimo. Sì. Ok. Questa qua ti piace un po' meno, suppongo, giusto? Non questa. So cosa sia, però è carina. È carina anche questa. Allora, è un cotton fioc, fa schifo. Allora, tu non hai diritto di parola. Lanciare a Cicco il cotton fioc. No. Vedi, ti manda in Giappone. Stai molto attento. È la mazza. Comunque, se un giorno di questi, se io vi do una di queste botte così a caso e uno muore, poi dopo è un disastro, perché poi tutti mi sgriderebbero là, io non hai finito, infatti... tu hai rotto l'avventura, sei fuori dall'avventura, un disastro. Va bestre, allora sei pronto a rimpiazzare quel tuo spadino ridicolo con questo martellone? Va bene. Allora non lo vuole. Mi sembra che non lo vuole. Allora, va bene, perfetto. Ah, niente, andiamo via allora. Ma insisti che non lo vuoi, cioè non lo vuoi, cioè se non lo vuoi non lo vuoi, non è che non è che uno deve insistere. Cioè, il cotton fioc è bello, dai. Okay. Non si chiama così, si chiama mazza potente. Mazza potente la devi chiamare. Guarda, mazza bello. Sei contento adesso con quella tua cotton fioc potente? Bravo. Allora, attenzione che c'è il diavolo in persona che vuole uscire dal nettare. No, ma io sono un po' uscire. L'importante è quello. Venite con me, Anna, non prendere in giro il diavolo. Venite con me. Allora, Pinky. Silenzio. Adesso vi spiego cosa faremo oggi. Oggi dobbiamo entrare a Dastopia, ma prima c'è una missione per uno di noi. Uno solo di noi, che ha una missione importante per se stesso, per riscattare la sua identità. Perché guardi me? Perché sei tu. Tu che hai rotto l'elmetto dell'armatura alla ionica. No, macchiandoti, non si può fare. Stai zitto. Non si può fare. Macchiandoti di un onere terribile di doverla ricostituire. E allora io quest'oggi ti dico che tu andrai ad Iron Mine per finire l'armatura che hai rotto. Che onore. Ma da solo? No, andiamo a tutti, perché sennò muori istantaneamente. Andiamo tutti. Alex l'hai lasciato a scavare a Cristallopia per non so quanto. Ma perché non è equo? Allora dobbiamo andare da solo. L'armatura, scusate, fidatevi, è giusto, no? Vi spiego io cosa faremo, Giorgio. Allora, prima di tutto ce l'hai un piccone, Giorgioschio? Un bel piccone? Sì, signore, ecco. Bravo, qui. Bravo. Venite. Allora, Iron Mine. Anna si ricorda qual era Iron Mine? Vediamo certamente un po'. Esattamente, è questa. Bravissima Anna. Chi è che ha sbagliato ed è entrato da un'altra parte? Nessuno. Perfetto. Entriamo ad Iron Mine, amici. Entriamo. Mamma adesso mia, Iron Mine. Giorgio, ti do delle indicazioni, ok? Tu stai pronto? Ascolto, sono scriviti attentissimo. Tutto perché potresti sbagliare. Devo scrivere pure? No, un po' come vuoi. Vedi te se sai scrivere. Io non ho torce, quindi se voi avete qualcosa mettete pure per terra. Allora, Cicco è completamente addormentato oggi. Come no, pensi? Oggi sono tutto rotto. Ma cosa c'hai? Ma come quella di Giorgio oggi, te lo la dico connessione. Io. Oh, porca miseria. Dei topi, alla fine. È gravissimo. Ci è morta della fauna e della flora?
Sì, sì, tutti gli animali del mondo. Pazzesco, pazzesco. Però noi ti sentiamo bene, quindi no, capito? Okay, vuol dire che... ok, ho capito. Va bene, fa una pena, poverino. Vabbè. Allora, Giorgio, ti do, guarda, ti do l'armatura. Perché, Oh, mamma mia! In prestito, non è tua, ripeti con me. Aspetta, non è... aspetta. No, okay, ripeti. Non è mia, ok, non è mia. Perfetto, dimmi un po' cosa vuoi. Ma se io riesco a rifare l'elmetto, questa posso tenerla. Puoi scegliere quella delle due che preferisci a quel punto. Ok, pure. Sì. Vabbè, se no, pure questa? Lì, no, la, no, mia ira, regali, scusate, la mia ira. Tu stai zitto. Hai ricevuto qualcosa anche te? Non rompere le balle. Sì, ma lui riceve sempre tante allora cose. Allora vediamo di darci una regolata. Ma gli vengono sempre anche tolte, quindi, altrimenti insomma, la Ionio si arrabbia e ammazza tutti. No, Perfetto, sarà meglio registrarci, perché altrimenti lo sapete come va a finire in tragedia, Allora Giorgio, devi scavare, devi trovare il minerale che costituisce questa dimensione. Che è un attimino che controllo la enciclopedia oscura. Sì, perché non c'ho nulla. Era, comunque si chiamava la Ionite, quindi vedi che non è che puoi sbagliare, che era un minerale. Si riconosce subito, è facile. Ecco, sto trovando, ecco qua. Allora Giorgio, devi trovare esattamente il l'ionio, insomma, vabbè, il minerale mio, va, hai capito? Ne devi trovare tanto, non ti dico quanto, ma un bel po', ok? Capito? Va bene, va bene. Ma è ancora fermo qui, vai. Sì, è completamente andato. Oh! Ah, ma devo partire adesso. Certo. No, domani mattina inizia a scavare, no? È tua la missione. Qui. Noi ti aiutiamo, ma la missione è tua. Oh, devi scavare profondo, tipo anche un po' più giù di così. Profondo. Adesso passo, ok, ok. Dai, però un po' più sveglio, Giorgio, ma perché non è possibile. Sto andando. Ma è lentissimo anche di cervello. Dai. Vai. Sto andando. Ma non mi sembra emozionato per questa avventura in infatti solitario. Sei felice di sta cosa? Ma scusami, non molto veramente. Allora ti ammazzo. No, scusa. Io volevo vedere la dimensione nuova, tu. Siamo tutti qua per colpa tua. Adesso scava e zitto e sii felice. Va bene. Sei felice che stai scavando? Felicissimo. Oh, sono felice. Anche la canzone dello scavaggio. Ecco, e noi invece venite con me, noi scaviamo. Andiamo. Pure. Andiamo. In modo da poter aiutare. Andiamo. Giorgio. Va bene, sì, Giorgio, senza canzone però, perché hai rotto le scatole. Adesso tutti insieme che scavacchiamo insieme a Giorgio, in modo che poi... Ma che imbecilli, ma usci... Mi sono rotto, okay. Bene, allora Giorgio, ti informo che da questo momento in avanti sei chiuso dentro. Cosa? Per sempre. No, allora, prima di tutto stai zitto, perché ti sei messo sopra il rumore del portale di Dastopia, dove noi entreremo per l'avventura odierna, mentre tu scavi lì ad Iron Mine, ok? Ma scusami. Allora, se hai delle lamentele da presentare, tienitele per dopo. Adesso non me ne frega niente, whiny baby. Bene, pronti? Okay? Prontissimo. Ho sentito un non tanto, ha rovinato tutto. Io, perché ho paura, guarda, è tutto nerissimissimo. Vabbè, cioè, questa è la fessura. Allora, Anna, vedi che in mano c'ho un cannone della Madonna. Adesso, anche se mi fai arrabbiare, anche quello mi fa tanta paura. Io ti sparo, quindi allora, ma io ero di mezzo, però, quindi stai calmo. Tu stai molto attento, perché pure lui adesso. Io in passato ho promesso che ti avrei ucciso fingendo che fosse un errore. Questo mio pensiero è sempre vivo nella mia mente, quindi attenzione. Siete pronti a entrare? Guarda, è pericoloso, Sì, signor capitano. Ok. Sì, prontissimo. Stai zitto, Tulli. Tu scava. Scava. Venite. E canta. Entriamo. Scanta no, canta da solo. E scava. Scava e basta. Stai zitto, perché devi va essere bene. Te. Bellissimo qui. Wow. Vabbè, descrivilo. Wow, che bello. Sì, Giorgio? Ma è bianco e nero. No, però è bello, è misteriosissimo. Wow. Guarda. Cico, favorisci delle torce, presto. Non ce ne ho, tieni. Vai veramente mamma, guarda, tieni, io non tieni, lo so. Tieni. Come è possibile? Ti mando anche a te a scavare in qualche dimensione. No, stiamo scherzando. Remota dell'inferno ti mando. Ma fa oh. Super ansia. È vero, è molto cioè, tenebroso. Cioè, stare un film in bianco e nero. In un horror siamo. Hai rovinato tutto, sei Alex. Vedi che ti ha contagiato il personaggio, secondo me. Devi controllare. È vero. Fatti un bagno nell'acido, non lo so. Venite con me. Oh, però è paurosa, veramente. Sembra... Ma non si vede. La sai che la cosa più preoccupante qual è? E non si vede nessuno, secondo me ce lo troviamo dietro. Sì. Sembra... E poi ci sono tutte gabbiettine, le vedi? Ma infatti. Io non le vedo le gabbiettine, non vedo una cinema. Ma sono sugli alberi. Ma come fate a vedere gli alberi? Dietro sono di te, dietro. Ma sono sulla mia testa, porca miseria. Oh, ti devi dare una calma, se no ti metto la spada in testa. Attenzione. Giorgio, da Iron Mine non si ride, da Iron Mine si scava, ok? Hai ragione. Si chiama Iron Mine, no Iron Ridere, Attenzione che lì ci sono dei beotti, quindi uccidiamoli con cautela, va bene? Venite con me. Facci con la spadona. Oh, qualcuno mi stia vicino con le torce, perché, cioè, è veramente... Sono a fianco a te. Ok. Ah, sono fortissimo con questa nuova spada. Ma questo non era un dark coso? Dove siamo noi? Ma cosa gli hai preso ad Anna adesso? Non mi ricordo più. Dietro. Ah, che paura! Aiuto!
Cosa c'è? Stai bene? Mi ha preso il ragnone, mi ha preso. Ok, sì, sto ma bene. Ma Anna dov'è adesso? Ah, ecco. Sono qui, sono dietro di te. Allora bisogna che rimaniamo molto vicini, perché questa avventura sembrerebbe prendere una brutta piega. Vedo anche dei mostri con gli occhi rossi. Infatti tutti attenti vicini, Stai zitto. Allora, capito che sei geloso, ma devi tacere. Ma sì, la volevo vedere. E la vedrai un giorno forse. Io ogni volta sono chiuso e devo fare poesie, devo scavare, questo è quello. E piangi anche, perché quello lo fai bene, sempre quello fai te. Ti sei cacato il pannolino, Sì, ok. dobbiamo tornare da te. Ma perché ogni volta finisce così? Oh, cioè, aspetta! Oh, un gigantoide! Un orco! Questo qua siete voi quando parlate tutti insieme. Questo qua, proprio questo, guarda così, uguale. Uguale. Ma quanta vita ha? Sì, con due teste che parlano insieme. Anche più di due, dipende quante persone parlano insieme, capito? Tipo quando Anna e Giorgio parlano insieme, no? Quello è diventa questo coso qua. Quello è sempre molto efficace. Pazzesco, sì, sì. Pazzesco. Oh, continuate a seguirmi, dobbiamo trovare le strutture. Vi dico che cosa c'è. Allora, ma praticamente. Ma tu hai fatto caso che praticamente è come la versione in bianco e nero del mondo normale? Beh, è vero. Cos'è stato? A parte le gabbie. Attenzione. La testa, quel coso lì dietro. Un maglione. Ok, tranquilli, non sembrano molto pericolosi questi, però vi dico, c'è una distinzione. Cosa c'è? Che è successo? Lì, nella cosa, girati nella gabbia. Ah, il diavolo in persona. Papà mia. E Belzebù. Attenzione. Che paura. È Belzebub. No, è Belzebù e basta. Aspetta che ti dico come si chiama. Si chiama Anima Perduta. Questo è Giorgio che è Iron Man. Dai, zitto. Iron Man non si parla, Iron Man si scava. Se no si chiamerebbe. Ma fa tipo culo. Non era da ammazzare. Da parlare. Raga, era da ammazzare, sono convinto. Cioè, ti pare, è un mostro. Prima provaci a parlare almeno, lo senti che ha da dire. Ma cosa devo dire? Ma scusa, ma è un diavolo, ma sei imbecille. Ma sei sicuro? Magari non ti attaccava e veramente c'era da parlare. Ma ne troveremo un altro. Oh, seguitemi però, rimanete vicini, mi raccomando. Ma Giorgio dov'è che non c'è dietro? Ah già, era Iron Man. Dove sono? Ah, mannaggia lui, guarda che è andato lì. C'è un tempio strano, lo vedi? Con un altarino. Qua dentro? Aspetta, vi dico. Aspetta, allora cerchiamo di mantenere un attimo la calma perché devo vedere. Allora, pensate, esiste un mostro in questa dimensione che si chiama Kruzilisk, che praticamente egli ti spawna e ti scaglia in una direzione a caso. Quindi assurdo, è pericolosissimo. Non vedo l'ora di vederlo. Stai, guarda, ascolta, se parli un'altra volta, ti giuro che non aprirò mai più Iron Man. No. Successivamente ce n'è un altro che ti sporca lo schermo di sangue. No, è come pericolosissimo. Devourer. Pazzesco. No, Devourer. Ce n'è anche un altro che si chiama Dustelva, che ti teletrasporta nell'aria se tu lo guardi. Quindi occhio, poi, bisogna stare attenti. Poi? È un altro che ti spawna quattro cose che ti sturano se quando lui stesso muore. Pazzesco. Ma è impossibile. E addirittura quello, l'anima persa di prima, quello che abbiamo visto, non era pacifico, imbecille, non ci dovevi parlare. Era cattivo? Bensì, se tu lo guardavi si cura. Se tu lo guardi lui si cura, pazzesco. Cura, quindi non dobbiamo guardare nessuno. Pazzescamente anche. Andiamo in giro con la testa bassa. Il boss di questa dimensione è una cosa che si chiama i cinque primordiali. Quello è potente, sono cinque. E per evocarli si accendono le lampade dustopiane. Pazzesco. Ma questi qua, vedi queste lampade qua, vedi? No, raggiungendo un tempio assurdo. E questo tempio. È. Ma dove sarà questo tempio secondo te? Non lo so, lo dobbiamo ma cercare. È questo qui! Ma tipo è trovabile secondo me? Un boh, pazzesco, mitico. Da qualche per parte ci deve essere. Questo comunque. Qui! Prendiamo gli uccelloni! Usciamo gli uccelli in modo potente! Ma no, è questo! Da denuncia quasi, dobbiamo uscirli proprio. Di violenza inaspettata, così. Inaspettatamente, proprio così che nessuno se l'aspetta. Ehi! Hey! Uccello fuori, via! Ehi! Vai, sei fuori dall'avventura. No, basta, prima. E ti suono anche una melodia mandalo triste qui, con la tromba. Mandalo qui a scavare con me. Ah, no, questa canzone mi devo andare. Questo qui è il verso dei cinque primordiali. Finto, comunque senti, non ho capito suono, come si... arrivano i cinque silenzio! Primordiali. La storia della tua vita, quando eri una dei cinque primordiali, ce la racconterai un altro giorno. Il sesto primordiale, il più temuto di tutti. Allora, comunque, questo luogo qui è esattamente quello che ho detto io. Quindi grazie Cico di averlo trovato. Che grazie, no, di niente, anche guarda. A me, grazie anche a me. Però, per evocare, praticamente dobbiamo, da quello che leggo. Non lo so. E non leggi più? Ma è pericolosissimo, Mi sa che si... No, non voglio farlo allora. Ma si sta accendendo qualcosa qui? Assolutamente no. Beh, però in teoria. Non riusciamo neanche a vederlo, in bianco e nero. Cico, prova a premere col destro sull'altare, vedi se ti esce qualche messaggio, non lo so. Attenzione, assolutamente nulla. E neanche a me. Magari ci vuole qualche oggetto, qualche cosa in particolare. Infatti, attenzione, arriva. No, non è vero, quello è pacifico. Però dice, allora dice che si attiva. Ah!
Bisogna usare scusa, ti ho interpellato. Scusa, beh, sono ansioso di sapere. Anche qualcun altro penso sia ansioso di sapere, perché non parla più da un chi po'. Chi è? Non lo so. Forse tu, ignorante nel tuo mondo. E mi hai detto che mica c'è l'avventura se chiedo, quindi non chiedo. Okay? Vabbè, ogni tanto puoi parlare, dai, la tua voce non è poi così dispiacevole, talvolta, dipende un po'. Allora, stavo cercando di comprendere perché è molto difficile questa dimensione, non sto capendo un accidente, è molto complicata. Però ho capito che tu devi utilizzare, io sto consultando l'enciclopedia estrema, se mi vedete che guardo qua è per quel motivo, abbiate pazienza. Praticamente dice che per accendere sti cosi bisogna usare una primordial dust, ok? Ok, però recuperiamo la primordial dust. Allora, nell'enciclopedia del sapere c'è scritte testuali parole: primordial dust is an unobtainable item. Come si fa allora? Nella descrizione c'è scritto: primordial dust are currently unobtainable. Quindi diciamo che non è che ci fa proprio bene. Io proverei ad andare in giro, magari viene fuori che alla fine mi lo droppano i mostri. Mi sa che a me è venuta in mente una mezza venite però, non fermiamoci. Dimmi tutto che e qua non c'è la voglio dire Belzebù. Perché altrimenti potresti rimanerci male. Cosa c'è, Anna? Dimmi. Ma chi è questo qua? Ah, un maestro questo? C'è wow! Un secondo. Lancia gli spini. Cosa? Anna, vuoi dire qualcosa? Però entro oggi, che dai. Secondo me questa dimensione è incompleta. Cavolo. Non è tua sorella, Anna, allora. Finora abbiamo visto solo l'ingabbiato. Perché? 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 Non lo so, perché, cioè, se quella cosa è inottainable, no? Noi come facciamo a fare il boss? Non è perché ci sarà una maniera di trovarla, magari, esatto. Anna. Non pensi, forse, magari... Ma sei l'enciclopedia del sapere estremo. Anna! Non è aggiornata l'enciclopedia, lo so io, te lo dico io. Anna ha rotto le balle, raga, scusate. No, ti prego, voglio solo essere di aiuto. Non lo sei stata. Sei Bastian Contrario, già non si vede nulla in sta dimensione, che sembra di viaggiare nel nero costante. Ti fate quindi tutto buio. Stai zitto! Ma vattene a picchiare nei posti, cosa fai? Devo vedere cosa sono sti cosi, Anna. Se non la smetti di dare fastidio, ti prometto che ti ammazzo. Quelli generali. Allora, questo affare qui, ci sono delle evocazioni dentro, però purtroppo avendo le spade incrociate sulla testa vuol dire che non li possiamo ammazzare, mi sa. Però ci provo lo stesso. Aspettate, voi rimanete lontani. Che questi vedi un po'? Sono forti, un attimo. Aspetta, vediamo un po'. Sono dei Crusalisk comunque questi qua, quelli della dimensione. Scappa via! Assolutamente niente, c'è bisogno del livello 84 di cacciatore per ucciderli. E tu cosa sei? 12 probabilmente, quindi non andiamo bene. Ci sono delle altre strutture, usciamo gli uccelloni a questo punto, mi sembra. Usciamo gli uccelloni. Dai, uccelloniamoci. Stai zitto. Zitto. Ok? Tu puoi solo piangere. Vai, prima hai detto che potevo parlare. Puoi piangere, ok? No, non piango, sono forte. Non sei forte. Sta piangendo. Sta trattenendo le lacrime. Oh, raga, non si vede niente. Cioè, è impossibile. Non si vede niente. Questo coso bianco? Ma cosa hai visto? Quella è l'unica cosa che palesemente non c'entra con la dimensione. Bravo, bravo. Dopo, ma cosa ne so? Ricordami che mi devi ridare il cotton fioc, va bene? Perché non lo meriti, è proprio chiaro Lion, che tu non lo meriti. Lion, dimmi! C'è un coso volante laggiù. Non mi interessa, Allora, qui c'è un'altra cosa, ma anche questa, se la tocchiamo non ci apre può. In quattro, perché c'hai il simbolo che serve un livello di cacciatore di livello 80.000 e noi siamo a livello 12 messi tutti e quattro insieme, quindi niente. Là sotto c'è la salamandra del diavolo, ma noi ovviamente non vogliamo toccare. Carla, quindi ragazzi, vi dico che cosa hai visto? Ho trovato un posto, lì c'è una torre pazzesca. Un posto colorato! Allora dice che i giocatori dovrebbero evitare questo posto finché non raggiungono il livello di cacciatore 79. Bene, ce l'abbiamo, no? Assolutamente no. Come al solito non ce l'abbiamo. Benissimo. Oh, mamma mia, ci sono dei gugurroni enormi giganti. Raga, com'è possibile in questa dimensione? Come facciamo? Non possiamo fare un accidenti, però non si capisce, cioè, allora, per fare tutte le cose serve questo livello di cacciatore. Il problema è che noi non sappiamo, cioè, come ottenerlo. Però il problema dobbiamo più grande le bestie. Cioè sì, quelle che troviamo in giro, va bene, ma ok. Ma quelle più piccoline, le bestioline. Ma rimane il problema di come si fa ad ottenere questa situazione di questa polvere, no? Primordial dust. Devi uccidere tutti, è l'unica. E allora ci conviene posarci. Ma ci sono sti cosi che secondo me sti istrici non c'entrano neanche niente con la dimensione. Ma non c'entrano, infatti no. Allora facciamo una cosa, deucelloniamoci qui. Vedete che c'è un sopra qui, proprio pronto sopra testa. Ci deucelloniamo qui. Diamo un'occhiata a che cosa vende l'Ottoman, giusto per saperlo, ma non credo che potremo comprarci assolutamente nulla. E poi, secondo me, conviene che ce ne andiamo, raga, perché ma sinceramente... Ma sei posso tornare? Ma facciamo una cosa, andiamo a caccia di quelli lì, ti ricordi che uno l'abbiamo ucciso? Ma che cosa intendi? Il Belzebub! È vero! Ma non ma è detto che... qualcosa quando l'hai ucciso? No, assolutamente proprio niente. Allora niente! No.
Cioè, secondo me questa dimensione è, un tentativo perso, capite? È come quell'altra, no? Quella lì terribile. Ma Giorgio, perché continua a parlare e dare fastidio? Cioè, qualcuno me lo spiega, non è possibile. Uscire. Rimarrai lì finché non completi l'elmetto e probabilmente ma anche di più. Ma quanti ne servono? Molti, devi continuare. Comunque anche il Lottoman è orribile, è pazzesco, fa veramente schifo, guarda un po'. È proprio una faccia terribile, bruttissima. Perché è mezzo rotto con le braccine tutte brutte. No, vero? Le voglio parlare, non voglio proprio parlare di distopia. Schifo. No, un po' staccio. Avete finito? Potete aprire il portale, no? Quanti... ma noi dobbiamo tornarci a Dystopia, scusami. A parte, quanto materiale laionico hai recuperato, Giorgio? Allora, ne ho 34. Non è abbastanza, continua a scavare, sei veramente scarso. Dai, cioè, in tutto questo tempo tu ne hai trovato 200. Solo così. Ma qua non manca... Scusa, ma idea è più raro del diamante, lo sai, no? Scusa, ma qui manca una cosa? È vero! L'armatura col cuore, qui! L'armatura bella mia! Chi l'ha rubata? Ma scusa, quella non ce l'ha, Stre. No, è quella col cuore. È quella col cuore, quella. Ascoltami, fuori tutti tranne questo imbecille qua davanti a me. Ascolta, scroto. Dimmi, se tu hai preso la mia armatura, perché la tua voce è estremamente sospetta. Ma perché? Ma io? Hai ridacchiato e poi sapevi quale mancava. Ma è perché io me le ricordo tutte. Mi ricordo che qui c'era la spada quella nera, quella enorme. Ascoltami bene, prima di tutto... Magari ti dai una calmata perché mi stai entrando nei timpani e fai schifo. Secondo, se hai preso la mia armatura, tu fai meglio a riportarla immediatamente al suo posto, perché sei il sospettato numero uno. Allora, me la vedi addosso? No. E allora non ce l'ho. Secondo me ce l'hai, perché hai ridacchiato. Hai ridacchiato. Nelle tasche? Perché ma non è cavolo... che l'ha presa Alex? Controlla se ce l'hai. Perché no, per caso ce l'ha comunque Cicco. No, ma è sospetto l'imbecille. L'imbecille è sospetto. Allora Cicco, ti sto aprendo in quattro. Se non viene fuori l'armatura ti apro in quattro. Forza. Allora, hai 5 secondi. Allora facciamo una cosa. Okay. Io esco. Se quando ritorno tra 10 secondi non c'è di nuovo l'armatura, tu muori, ok? Questo è proprio quello che succederà. Poi io non voglio sapere niente, no? Se tu per caso, o tu, o Alex, o chiunque possa essere stato. Ma io, se non la rivedo al posto... Oh, vale anche per voi, non è che sei stato te, perché sì, te fai schifo. Ma io non ce l'ho. Non è che magari in preda alla gelosia perché tutti ricevono regali e tu no. Hai rubato un'armatura, no, io ho ricordato un fioco bellissimo. Ma prima non ce l'avevi, magari l'hai rubata prima di iniziare l'episodio. Potrebbe essere questa cosa qua, sei stato tu. È assurdo, mamma mia, era la cassa. Ma Anna è sparita. Ma è stata Anna. No, non sono stata io. Perché sei sparita? Eri qua. Cosa è successo? Non lo so. Cosa vuol dire? Cosa hai fatto? Anche staccato. Ma imbecilli, ma cosa state combinando? Non sto combinando niente. Ma cosa è successo? Cosa state facendo? Ma non lo so, è impazzito tutto quanto. Mi ha buttato fuori e sono tornata. Scusa, cioè è il mio momento di dramma che qualcuno mi ha derubato e tu devi fare ste imbecillate? Scusa, non lo so, Minecraft estremo ha detto no, è troppo estremo. Fuori dall'avventura ha detto, ha fatto bene, ma anche a te, fuori dall'avventura perché siete due schifosi. No. Ladri siete stati. E tu, vieni con me, vieni con me. Ho scoperto un fatto assurdo, sì, vieni. Sì, va, vediamo corri, un po', corri. Che strano, chissà guarda cosa qui sarà mai, pazzesco. Guarda cosa c'è qua. Cosa c'è qua? Wow, l'armatura era qui dentro. Ma chi l'ha detto? Ma perché pensa a te? Perché non l'avevo controllato? Pazzesco. Mamma mia, che fortuna che ce l'ho io qui in questa situazione. Sennò qua è la fine. Incredibile. Qualcuno qui è un ladro. Te mi devi dire solo una cosa, devi rispondere solo a una domanda. Sì? L'hai presa a te o ce l'avevi già te nell'inventario e non hai detto niente per paura di ripercussioni? Lo prometto. È vero. No, aspetta. Sta scaricando la colpa. No, aspetta, devi essere sincero qua, perché ci va della vita di qualcuno. Sono molto sincero. Non sembri sincero, te lo dico sono la sono sincero. Non sembri sincero. Però non l'avrei ridata, scusa, perché l'avrei fatto sto fatto qua? Perché sapevi che io ti avrei ucciso quando sei ritornato dopo 10 secondi, no, mi sembra ovvio. No, perché sapevo che l'ha fatto tutto Alex, capito? E me l'avresti detto subito. No. Allora, perché lo proteggevo un attimo. Raga, io a scanso di equivoci ammazzerei il personaggio di Cicco, così ci togliamo dalle balle, sia Alex che Cicco. Vabbè, uno dei due è un ladro a prescindere, comunque, no? Cicco, per il momento. Va bene, ma se allora, c'è di Cicco, non allora, può esserci più Alex. Anna, ti do un compito, così magari la smetti di raccontarci la storia della tua infanzia. Ma non è mai la storia della mia vita, parlo sempre di altri. Tu allora, non sai la storia della mia vita. Puoi stare zitta, se no ti ammazzo. Allora, devi costruirmi una stanza, però via da casa. Quindi vai lì. Approfitta che è giorno, quindi puoi andare. Fai una stanza bella che la chiamiamo stanza fuori dall'avventura. E praticamente deve essere molto buia e triste, tutta tenebrosa. Vabbè. Vi piace questa idea? Secondo me è molto interessante. No, no? Tipo Dystopia. Bravo, potremmo costruirla direttamente lì dentro. Quello è il fuori dall'avventura, perché è orribile. Però no, preferisco farla qui nell'overworld, così magari chi ci va non rischia di morire ogni 3x2. Per quanto riguarda invece Giorgio, ti sto per aprire. Posso uscire? Sì, ti apro il portale, sei pronto? E poi? Sì.